Ciao, io sono Greta e oggi vi racconterò la storia di Inge Lehmann. Inge Lehmann è ancora una ragazza studiosa nata e cresciuta a Copenaghen, quando sente per la prima volta un terremoto. Stupita e un po' spaventata, corre da suo padre, è un famoso psichiatra. Il padre la rassicura, non si sono stati danni alla casa, quindi il terremoto deve essere avvenuto molto lontano. Inge Lehmann rimane così colpita dal terremoto che lo fa diventare l'argomento dei suoi studi e della sua professione e fa scoperte tanto importanti da guadagnare degli Oscar Wood Award nel 1960 e molte altre. Inge ha scoperto che l'interno della Terra è tutto solido, tranne il nucleo esterno. Sarà per questo che quando c'è un terremoto trema tutto? Perché forse le rocce che ci sono sotto, ma tanto tanto sotto i nostri piedi, si spezzano. E se si spezzano, genera delle vibrazioni e quindi delle onde. Proprio come quando tocchiamo la gelatina che mangiamo nei dolci o nelle caramelle gommose. Queste onde sono proprio quelle studiate Inge per le sue scoperte. Ma la Terra è fatta di rocce, non di gelatina. Ma noi possiamo rompere una roccia? Le rocce sono dure. Non si dice infatti duro come una roccia? Quando bisogna essere molto molto forti per rompere una roccia. Non è detto, ognuno di noi può rompere le rocce se ha gli strumenti adatti, che noi bambine siamo in grado di farlo. Non serve mangiare spinaci come braccio di ferro. Per avere qualche informazione sulle rocce, cioè per sapere se sono dure o durissime, possiamo usare uno strumento che ci consente di misurare la forza che utilizziamo per rompere la roccia. Ecco qui il nostro strumento, si chiama Point Load. Ha un telaio dove andrò a mettere il mio campione di roccia, due punte, un pistone che serve per avvicinare le punte e comprimere la roccia. Infine uno schermo su cui posso leggere la forza necessaria per rompere la roccia. Con queste informazioni non solo le scienziate possono studiare l'interno della Terra, ma anche scoprire se la nostra casetta è costruita su delle rocce che la reggono. Forse non vivete in un castello. Ma su quale roccia sarà costruita la tua casa?